Colgo l'occasione di quanto già illustrato dal Rettore sulla intenzionalità della data di questa giornata canonistica. Chi è abituato a frequentarle sa che facciamo di solito in marzo ed in mercoledì, ma l'inserirci in modo abbastanza organico nelle celebrazioni costantiniane che domani faranno tappa qui ha chiesto di spostare appunto ad aprile e in una giornata un po' diversa dal solito, creando qualche disagio per gli studenti che viaggiano, che di solito al giovedì sono altrove. Nello stesso tempo questo dice anche che in casa nostra stiamo facendo quello che fa parte del nostro percorso all'interno del quadro più ampio dell'Istituto Mutuiusque Iuris, e anche la giornata di domani sarà valida come presenza all'interno del seminario, perché il canonico e il romano a casa nostra vanno d'accordo, e quindi anche da un punto di vista di crediti accademici eccetera le questioni le mettiamo insieme allo stesso modo, questo sia per canonico che per utroque sicuramente, per civile vale la giornata di domani. Detto questo, un piccolo accompagnamento per la sessione della mattina. Iniziamo con il professor Giovanni Giorgio che sul tema linguaggio e forme del pensiero, dove forme del pensiero è un modo un po' diverso per indicare comunque i concetti, ci darà il quadro della tematica alla quale fare riferimento. Un quadro che, se da un punto di vista teoretico, può essere abbastanza autonomo nel passaggio tra linguaggi e concetti, è però un quadro che non basta a se stesso. Non basta a se stesso perché i linguaggi non sono fatti di noccioline o di altre cose, ma sono fatti di parole. E le parole appartengono al vissuto dell'umanità, già lo anticipava il Rettore, che di letteratura e di modi di scrivere e di parlare è uno specialista. Ecco allora l'intervento della professoressa Cristiana Freni proprio in questa prospettiva. Ogni linguaggio si costruisce attraverso i lemmi, attraverso le radici semantiche che ogni cultura, ogni modo di vivere di fatto crea, genera. Questo significa che in seconda battuta i concetti che entrano nell'attività giuridica almeno del mondo europeo continentale non sono mai indipendenti dal vissuto concreto. Quindi c'è uno strato antropologico che è molto più importante di quanto normalmente sembri essere visto. E questo quindi l'apporto della professoressa Freni. Per evidenziare ulteriormente questo passaggio, il professor Paolo Merlo ci farà qualche esempio tratto direttamente dal mondo biblico, quindi un ambito esistenziale ed antropologico abbastanza familiare, spero, a tutti noi, nel quale saremo guidati a prendere coscienza del fatto che termini che a noi oggi dicono o noi riteniamo ci dicano determinate cose, quando nascono e vengono utilizzati nell'ambiente originario, rimandavano, non dico sempre a tutt'altro, ma spesso a molto altro. Quindi questo è il percorso di oggi. E chiudo esplicitando il presupposto che già veniva citato dal Rettore Magnifico. La questione del linguaggio nel Novecento, in ambito soprattutto giuridico, è stata sostanzialmente affrontata dal punto di vista ermeneutico, dal punto di vista interpretativo, giocando in fondo sul ruolo del giurista dal punto di vista dello studio.
ho davanti i testi delle norme, ho davanti le sentenze. Nello studio delle norme e delle sentenze non posso evitare tutta la componente ermeneutica. Il 98% del discorso, delle consapevolezze messe in gioco, si è fermato qui. Il problema è che in questa università, almeno per quanto riguarda sicuramente la facoltà di canonico, siamo assolutamente consapevoli che i nostri ex studenti diventeranno operatori del diritto e non studiosi del diritto. Quindi scriveranno probabilmente norme in modi diversi, ma moltissimi di loro scriveranno sentenze o parteciperanno alla stesura di sentenze attraverso quella che è l'attività dei patroni. Questo però sposta la tematica dalla fase ermeneutica a quella semantica. Quando scrivo da giurista, quando scrivo in linguaggio giuridico, permettetemi questa non precisione, scelgo, seleziono le parole, i modi di dire. Creo un testo che, come probabilmente ci solleciterà il professor Giovanni Giorgio, avrà una sua vita autonoma, consegnandosi all'ermeneutica. Il giurista che crea testo giuridico compie un'azione creatrice fondamentale, direi quasi più importante, per quanto spesso molto meno estetica, di quella del poeta. Pensate semplicemente alle definizioni delle corti di Cassazione o delle corti costituzionali, quando definiscono che cosa sono i concetti a cui bisognerà fare riferimento. Ecco, questo è il quadro della mattinata. Potrebbe sembrare poco giuridico, perché tecnicamente chi parla non sarà un giurista e non ci parlerà del diritto, ma siccome noi parliamo utilizzando le stesse logiche e dinamiche di tutti gli altri, esserne più consapevoli credo che giovi a tutti.